solo altri 5 minuti, tanto ormai per il freddo c'è tempo. Allora, ci siamo trovati in collaborazione con il discografico Rastelli e anche con gli altri due professori, non a giudicare, a esprimere delle opinioni su questi ragazzi, e per i quali vi pregherei di fare un applauso, sapete perché, aspettate un attimo, perché portano la musica sul palcoscenico, cosa che tutto l'anno lo fanno o in un garage o non so in quale location. E dico pure che con la loro passione, con la loro voglia di stare insieme, con la loro creatività ci hanno emozionato non poco. Ve lo ripeto come dissi, anche se mi ripeto, come vi dissi alla eliminatoria. Siete veramente bravi, ci avete emozionato. Ognuno di voi è un primo premio, perché seppure con gli stessi strumenti, con la stessa volontà, esprimete emozioni diverse. Quello che create con i testi, e vi faccio un plauso ulteriore a voi della Argilla, come faccio per Notte Buia o una notte, ecco, Notte Buia, non ho paura, cioè veramente ci avete emozionato, avete creato qualcosa di veramente toccante. Ecco perché abbiamo deciso, per un verso questi ragazzi qui sono un pochino più da palcoscenico, più scafati, più da concerto, perché magari lo fanno da prima di voi. Voi rimettendovi insieme avete veramente creato un gruppo, come dire, con una carica d'energia che si sente tra il pubblico. Ecco perché avevamo voluto premiare anche voi, ma siete arrivati, e ci tengo a dirlo in tutto onestà, con la votazione ex aequo veramente, non abbiamo aggiustato niente, perché da ognuno di voi abbiamo estrapolato le peculiarità che ci sono arrivati, cioè c'è una grande voce. Perché c'è una grande voce? Perché c'è un grande sostegno dei musicisti, bravi, suonate bene e si vede che lavorate parecchio durante l'anno. Altrettanto da voi c'è un'immediata presa del pubblico su quello che fate, dalle prime note, veramente siete arrivati alla pari. Allora il discografico, e concludo, che... Appunto, vincono, ex aequo, vincono perché? Cosa volevi dire? Dillo. Vieni. È buona che allora, noi abbiamo pensato di fare una cosa, di... Ecco, vuoi dire tu? Lo dissi meglio tu. Di portarli, di fare un'audizione in una sala importante, anche nella loro, vediamo un po', e poi insieme... perché prima di fare un contratto discografico, sai com'è, insomma, non è che sia così semplice, bisogna conoscerci abbastanza bene, vedere un po' cosa succede, come è il futuro, cosa vogliono fare da grandi, se vogliono fare i dopolavoristi oppure vogliono fare veramente della musica, e lì insieme, in quella sala, vediamo di parlare di tutto questo, di tutto quello che... e il loro possibile percorso, e insieme io come direttore artistico, la mia organizzazione, loro insieme, dice, bene, è ora che vai avanti tu o è ora che vado avanti io, oppure aspettiamo insieme. Quindi entreremo in una sala di registrazioni con un gruppo, anche con l'altro gruppo, e poi insieme decideremo sul da farsi. Questa è stata grosso modo la situazione. Quindi al momento Ennio ha un premio simbolico, la targa viene consegnata ad entrambi. Sì, vediamo un po' di un taglierino, non so. La tagliamo metà, no, non è possibile. Quindi... Allora facciamo una cosa, visto che avremo modo di incontrarci, cosa fate? Come là dentro, quando saremo in sala, decideremo chi va avanti, perché adesso non decidere chi è il portavoce di voi? Vieni, ecco, chi è il portavoce di voi? Tu, vieni di qua. Allora, i due portavoci, ecco. avanti. Simbolicamente adesso, premia Ennio Rastelli, chi lo vuole questo premio, allora, come chi lo vuole entrambi. No, allora un momento, periodista, per la prima volta succede una cosa, lo teniamo una settimana per uno, non so, no, non si può tagliare, okay, allora, okay. Allora niente paradispari, è di tutti e due, fate così, guardate, allora, giro.